Allora, proseguiamo il nostro esercizio andando a vedere un altro dei diagrammi che erano richiesti, che era il diagramma delle classi. Allora, io qui vi riporto una versione molto semplificata, anche perché la descrizione del testo non era dedicata particolare attenzione a descrivere quali erano i dati, quindi era un po' lasciato alla vostra iniziativa e immaginazione capire quali erano i dati. Fondamentalmente abbiamo bisogno di tre informazioni: il cliente, le informazioni sul noleggio e le informazioni sull'attrezzatura noleggiata. Quindi abbiamo una parte di anagrafica dei clienti, una parte di inventario che è data l'attrezzatura e una parte un po' più dinamica che riguarda i noleggi. I dati che andiamo a rappresentare relativamente a questi concetti di base sono abbastanza semplici, quindi avremo nome, cognome, codice fiscale, la carta d'identità, l'email e il telefono, che questi sono menzionati. Per quanto riguarda il noleggio, avremo una data di inizio, una data di fine e il prezzo. L'attrezzatura, io qua l'ho rappresentata in maniera molto semplice come un blocco unico che riguarda la misura di scarponi, la lunghezza e il modello di sci. In realtà potremmo essere anche un po' più dettagliati, per cui ad esempio andare a legare al noleggio un particolare paio di sci, un particolare paio di scarponi, un particolare bacchette, il casco, eccetera, tutto il materiale individuato precisamente. Quindi questa è una versione, diciamo, base, semplificata. Volendo possiamo andare a dettagliare ulteriormente. Ad esempio, è rilevante sapere che un particolare paio di sci è stato noleggiato 100 volte e un altro è stato noleggiato soltanto 5? Questo potrebbe essere un'informazione interessante, sicuramente non rientra nello scenario che abbiamo descritto, ma queste informazioni potrebbero essere rilevanti e quindi potrebbe essere importante andare a riportare nel diagramma delle classi. E, ripeto, nello scenario, meno per come è descritto nel testo dell'esercizio, tutti questi dettagli non erano presenti, quindi grosso modo, una volta che erano identificate queste tre grosse tipi di concetti, l'esercizio potrebbe essere considerato corretto. Terzo tipo di diagrammi, i casi d'uso. Qui cambia un po' la prospettiva, perché mentre nel processo io vado a descrivere complessivamente il cliente, l'addetto, il sistema, eventualmente la cassa, nel momento in cui io mi concentro sul caso d'uso, ecco, qui inizio a pensare al sistema informativo, cioè al software che deve essere sviluppato. Come faccio a capire quali sono i casi d'uso? Allora, nel testo non erano descritti esplicitamente, però se andiamo a prendere il nostro processo,
nella versione 3, ecco, qui possiamo andare a identificare alcune aree che potrebbero descrivere un'interazione tra un utente e il sistema. Quindi sicuramente il sistema interagisce qui, in realtà fissa l'appuntamento sulla pagina web, è in parte legato all'interazione, quindi quelle attività lì riguardano una particolare interazione, quindi un caso d'uso, se scendiamo giù abbiamo un'altra interazione che è questa, e poi abbiamo l'email di riepilogo che potrebbe essere messa qui o potrebbe essere messa nella cassa, a seconda di come vogliamo vederla, quindi potrebbe essere un terzo tipo di interazione. E la mail che ricorda che deve essere consegnato il materiale è un altro caso d'uso. Un altro aspetto che qua non è evidente, che riguarda il sistema, è la riconsegna del materiale. Ovviamente io nel momento in cui ricevo il materiale restituito, in qualche modo devo registrarlo sul sistema, il fatto che sia stato restituito. E altrimenti questa data di fine del noleggio, come la metto? Ok? Quindi prenotazione su web, registrazione del noleggio, email di riepilogo, email di notifica e consegna materiale. In realtà l'invio dell'email di riepilogo probabilmente non coinvolge nessun attore, ok? Come pure la notifica. Quindi sono due casi d'uso molto semplici, non iniziati da nessun attore. Allora, abbiamo detto effetto prenotazione su web, registra il noleggio,
registra la restituzione e poi abbiamo un altro caso d'uso che qua ho dimenticato, che sarà riceve riepilogo. Questi due casi d'uso qua sono un po' particolari, nel senso che non c'è una vera e propria interazione, è il sistema che invia l'email. Le due persone che interagiscono col sistema sono il cliente e l'addetto. Quindi il cliente fa la prenotazione sul web, ma nel momento in cui si trova al negozio, chi è che inserisce i dati del noleggio e chi è che poi registra il fatto che il materiale sia stato restituito è l'addetto e non è il cliente, quindi la persona. Quindi ho questi due attori che interagiscono con diversi casi d'uso. Okay. Allora, e qui abbiamo il nostro caso d'uso. Allora, questo è il caso d'uso di livello summary. Qui, in questo caso abbiamo il noleggio di Vichy, il contesto in cui ci muoviamo è il sistema di noleggio sci, l'intenzione è noleggiare gli sci, il cliente principale, il primary actor è il cliente, e il support actor potremmo dire che l'ha detto. Cos'è che ci permette di distinguere questi? Fondamentalmente il fatto che l'intenzione è del cliente e quindi è lui il primary actor, l'altro è un attore di supporto che è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Tutti questi dettagli sono tutto sommato secondari, possiamo anche tralasciarli, e abbiamo quello che è lo scenario principale. In questo caso d'uso di livello summary abbiamo il cliente, quello che vuole raggiungere l'obiettivo, quindi è l'attore primario che effettua la prenotazione, poi c'è l'addetto che registra i dettagli del noleggio, il sistema invia l'email di riepilogo e l'addetto registra la restituzione. Ovviamente l'addetto registra i dettagli del noleggio dopo che ha servito il cliente, però il sistema, il software, non ne sa nulla. E stiamo pensando non al nostro processo aziendale, ma stiamo pensando al sistema informativo che permette di automatizzare alcuni passaggi. Il passaggio dell'addetto che serve al cliente non è minimamente
rappresentato all'interno del sistema informativo. Quindi l'addetto serve il cliente, cioè registra i dettagli dopo che c'è stata la prenotazione. Quanto dopo? Beh, ragionevolmente il giorno in cui c'è stata la prenotazione, è stata, per cui è stata fissata la prenotazione. Come pure il punto 4, l'addetto registra la restituzione, ovviamente noi sappiamo, se pensiamo al processo originale, che questo avviene dopo che il cliente ha utilizzato il materiale, quindi mesi dopo. Dal punto di vista del sistema informativo questo è irrilevante, semplicemente è una fase che avviene dopo. E qui noi non andiamo a dire che il cliente utilizza il materiale, perché è un qualcosa che non comporta alcuna interazione tra il sistema e gli attori. Noi qui andiamo a descrivere soltanto le interazioni che coinvolgono il sistema. Perché? Perché il nostro obiettivo è andare a definire i requisiti del sistema, non andare a descrivere il processo aziendale. Il processo aziendale è qualcosa di più ampio. Noi qui definiamo, ripeto, i requisiti del sistema che è in grado di automatizzare alcune fasi del processo aziendale. Estensioni. Allora, è raro mettere in un caso d'uso di livello summary delle estensioni, però in questo caso effettivamente il fatto di inviare una notifica al cliente rappresenta proprio un'eccezione. Io suppongo che nella maggioranza dei casi il cliente, terminato l'uso del materiale, lo restituisca e quindi non sia necessario l'invio dell'email notifica, ma può succedere che nel caso in cui, il se in realtà è sbagliato, nel caso in cui non viene registrata la restituzione entro i termini, allora cosa succede? Che il sistema invia la notifica e poi l'addetto registra la restituzione. Ovviamente qui potrei anche prevedere un'altra ulteriore eccezione, cioè il caso in cui io, dopo aver effettuato una notifica, comunque non ricevo più il materiale. E questo non era descritto nel sistema, comunque nel caso di uno scenario descritto, nello scenario presentato come esercizio, ma potrebbe essere aggiunto. Quindi questo è lo scenario di livello summary, quindi mi dà il contesto, il riassunto di quello che avviene. Di nuovo, vi faccio notare la differenza tra questa sequenza di attività, con o senza l'eccezione, e il processo che abbiamo qui. Il processo racchiude tutta una serie di attività che non coinvolgono il sistema. Alcune sono automatizzate e quindi queste andremo a descrivere. Quindi, nella prima parte di modellazione, il nostro punto di vista era il processo aziendale. Tra l'altro abbiamo visto che il processo aziendale si è evoluto in tre fasi, in cui inizialmente era tutto manuale e poi una parte è stata automatizzata. Ora la nostra attenzione è focalizzata non più sul processo aziendale nella sua totalità, ma sul sistema informativo. Quali interazioni avvengono tra il
gli utenti del sistema informativo e il sistema stesso. Quindi la prima, primo obiettivo che l'utente si può porre è quello di andare a fissare un appuntamento e di fare la prenotazione per poter andare a ritirare gli sci, che essenzialmente questo effetto è la prenotazione. Io qui ho già inserito un po' di casi d'uso in modo da accorciare i tempi e ho anche messo i link. Quindi effetto la prenotazione è il primo caso d'uso, questo è di livello user goal. Quindi l'intenzione del nostro primary actor, il cliente, è quello di fissare un appuntamento per noleggiare gli sci. Il primary actor, l'abbiamo detto, in questo caso è il cliente. Come suo interesse c'è quello di fissare un appuntamento in una data e orario comodi per lui. Perché ho messo questo? Perché mettere qui un interesse dello stakeholder vuol dire vincolare chi andrà a realizzare il sistema a cercare di soddisfare questo interesse e quindi sostanzialmente a offrire una possibilità di scelta al cliente. Fondamentalmente ci sono due modi quando bisogna fissare un appuntamento. Vi dicono l'esame di sistemi informativi è il 1° febbraio. Voi ricevete l'informazione, ve lo segnate in agenda e è finita lì. Un'altra modalità è: se volete dare l'esame di sistemi informativi, contattate il docente e concordate data e ora. Oppure, le opzioni per poter dare l'esame di sistemi informativi sono 1 febbraio la mattina, il 3 febbraio il pomeriggio, il 5 febbraio all'ora di pranzo, eccetera. Scegliete l'orario che preferite. Ok, queste tre modalità, che sono abbastanza diverse tra di loro, comunque rappresentano tre esempi di fissare la data per un esame. Se noi mettiamo tra gli interessi dello stakeholder, che è il cliente, quello di fissare un appuntamento in una data e un orario comodi, vuol dire che non è che il sistema propone una data e basta, ma il sistema deve proporre una scelta. Ok? Quindi questo è un vincolo, un messaggio che diamo noi analisti a chi andrà a realizzare il sistema in modo che ne tenga conto e sviluppi un sistema che permetta di raggiungere, di soddisfare questi interessi. La garanzia minima che viene comunque offerto almeno un appuntamento, la garanzia di successo è che viene fissato effettivamente un appuntamento. In realtà queste due garanzie aggiungono poco alla descrizione, quindi io le ho messe giusto per completezza, ma non sono fondamentali. Scenario di successo: il cliente richiede di fissare un appuntamento, il sistema chiede le generalità e propone le date disponibili. Il cliente inserisce le generalità e seleziona la data preferita, il sistema conferma l'appuntamento ed invia un'email di conferma. Ovviamente c'è la possibile estensione per cui il cliente annulla. In questo caso il caso d'uso termina, ma con un fallimento, il che vuol dire che non viene fissato l'appuntamento.
Allora, vi ricordo che un caso d'uso è utile nel momento in cui ci dà alcuni dettagli, ma non descrive nei minimi particolari quello che avviene. Per cui c'è un unico passo in cui il sistema fa un'attività significativa, cioè il sistema chiede, il passo 2, il sistema chiede le generalità e propone le date disponibili. Come questo viene fatto non è una scelta che facciamo noi come analisti, ma è una scelta che viene fatta da chi andrà a progettare il sistema. Cui ragionevolmente ci sarà un sistema informativo web che utilizzerà alcune tecnologie. In funzione delle tecnologie utilizzate, il modo di andare a chiedere generalità e proporre le date disponibili può essere vario. Quindi non ha alcun senso, nel momento in cui definiamo il caso d'uso, mettere dei vincoli su come questa interazione avviene. Potrebbe essere una pagina unica in cui ci sono tutte queste caratteristiche, la serie di date disponibili. Potrebbe essere una serie di pagine varie, potrebbe essere un'unica pagina che ad esempio con delle tecnologie Ajax si aggiorna. Potrebbe esserci un'interfaccia pensata per smartphone, iPhone o Android, quindi le modalità sono infinite, dipende dalla tecnologia che verrà scelta per andare a realizzare il sistema. Cosa che non è oggetto di scelta nel momento in cui andiamo a definire i casi d'uso. Registro a noleggio. Abbiamo un user goal. L'intenzione in questo contesto è registrare nel sistema i dettagli di sul materiale noleggiato dal cliente. Chi è l'attore primario che interagisce con il sistema in questo caso d'uso è l'addetto. Non c'è nessun attore di supporto come interessi non me ne vengono in mente. In pratica noi dovremmo andare a parlare con un addetto e capire quali sono le cose per lui importanti in questa fase, per identificare eventualmente degli interessi specifici. Diciamo che dalla descrizione generale che è stata fornita per questo specifico esercizio non me ne vengono in mente. Precondizioni, in realtà non ce ne sono, però se pensiamo al caso in cui c'è una prenotazione, potremmo dire che la precondizione è il fatto che il cliente abbia effettuato una prenotazione. Se pensiamo soltanto al caso specifico in cui c'è la prenotazione internet come prerequisito, allora lo andiamo a identificare qua. Quindi il cliente ha precedentemente fissato un appuntamento. Garanzie minime di successo. Ce ne sono. Lo scenario, beh, qui è abbastanza semplice. Uno, l'addetto richiede di inserire i dati di noleggio. Il sistema richiede
dati del cliente e del materiale noleggiato. L'addetto inserisce i dati, il sistema conferma e invia le informazioni alla cassa. Estensioni 3A, l'addetto annulla l'operazione, il caso d'uso termina con un fallimento. I dati inseriti non sono corretti o sono incompleti. Il sistema segnala l'errore e si prosegue al passo 3, in cui l'addetto reinserisce i dati. Okay. Da 3 a 9 passi, frasi semplici, il caso standard nel main success scenario più le estensioni. Tutte le volte in cui abbiamo conferma o verifica, ci deve venire in mente che potrebbe non esserci la conferma, la verifica potrebbe andare non a buon fine e quindi ragionevolmente ci sarà un'estensione corrispondente. Allora, notifica. Ecco, in questo caso è un po' più difficile andare a identificare qual è l'obiettivo l'obiettivo, se pensiamo all'attore cliente, potrebbe essere ricordarsi di restituire il materiale. Quindi l'attore primario, abbiamo detto che è cliente, non ci sono attori di supporto, la precondizione ovviamente è, cioè ho questo tipo di caso d'uso soltanto se il cliente ha precedentemente affittato il materiale. Garanzie minime di successo non ce ne sono. Ecco, trigger in questo caso
questo caso d'uso non parte su richiesta del cliente, ovviamente, perché il cliente se ne è dimenticato, ma parte a fronte di un timer. Quindi il trigger in questo caso è stato superato il tempo massimo per la consegna. In realtà la precondizione è che il cliente ha precedentemente affidato il materiale, ma non lo ha ancora restituito. Passato il tempo massimo, che cosa succede? Ho il sistema, allora, mentre nei casi d'uso normali, che sono iniziati dall'utente, il primo passo di solito è quello del primary actor, in questo caso, in cui il caso d'uso è iniziato da un trigger, quindi da un evento esterno, il primo passo è quello del sistema. Quindi il sistema invia un'email di notifica al cliente. C'è un altro passo? Allora, se pensiamo al processo in generale, qui potremmo andare a dire che il cliente riceve l'email. Ma è un qualcosa che è rilevabile o viene fatto dal sistema? Il fatto che il cliente riceva l'email non è un passo che rappresenta un'interazione tra l'attore e il sistema. Se voi mi inviate un'email e io non vi rispondo, voi non sapete se io l'ho letto, l'ho ricevuto, l'ho cancellato, cosa ho fatto. Quindi l'unica interazione col sistema è quella. Poi potremmo immaginare tutti i meccanismi più complessi che volete. Potremmo pensare che l'email richieda al cliente di collegarsi al sito web e confermare la ricezione. Allora in questo caso sì, c'è un'interazione col sistema, ma altrimenti non avviene. Quindi in realtà il passo 2 non c'è. Abbiamo sempre detto che il numero di passi nel main success scenario normalmente deve stare tra 3 e 10 circa. In questo caso è 1. Questo ci deve far riflettere su quanto sia significativo questo caso d'uso. Probabilmente no.
Se non è significativo, possiamo operare in due modi. Possiamo decidere di cancellare il caso d'uso, perché abbiamo detto che non è rilevante, oppure, visto che in realtà questo caso d'uso è citato nel summary originale, potremmo andare a semplicemente notare il fatto che il livello di dettaglio di questo caso d'uso non è quello standard di user goal, cioè non rappresenta un goal per l'utente, ma è un caso d'uso che potremmo andare a definire di livello subfunction. Se ricordate, quando ho scritto questa intention in context, ho dovuto pensare un attimo a che cosa stavo scrivendo, perché non era ovvio quale fosse il goal dell'utente. In effetti, questa difficoltà è poi emersa anche nel momento in cui abbiamo scritto il main success scenario, in cui c'era un solo passo. Quindi è un passo che avevamo citato nel summary, quindi alla fine possiamo decidere di mantenerlo, perché comunque è un'informazione a chi deve andare a descrivere il sistema, quindi a chi deve andare a realizzare il sistema. Ma sicuramente non è un caso d'uso di livello user goal, perché è troppo di dettaglio. Registra l'istituzione, lo scope è sempre quello, è di livello user goal, l'intenzione in questo contesto è quello di registrare il materiale come restituito. L'attore primario in questo caso è l'addetto, non abbiamo support actor. La precondizione è che il materiale era stato precedentemente affittato. Allora, qui la tentazione potrebbe essere quella di andare a mettere il trigger. Il trigger è il cliente registra, restituisce il materiale. Però sarebbe un errore. Perché sarebbe un errore? Sarebbe un errore perché noi qui andiamo a descrivere le interazioni che avvengono tra l'attore e il sistema. In questo caso il fatto che il cliente restituisca il materiale non è un'interazione che il cliente ha con il sistema.
è un'interazione che il cliente ha con l'addetto. E non è un sistema automatico di restituzione in cui il cliente inserisce, passa gli sci a un braccio robotizzato che li ritira. Il cliente si presenta dall'addetto, restituisce il materiale, a questo punto l'addetto ha l'obiettivo di registrare il materiale. Quindi non c'è un trigger come evento esterno che viene rilevato direttamente dal sistema. Ricordiamo che il caso d'uso descrive il sistema, non il processo aziendale nel suo complesso. Quindi non c'è nessun trigger. Lo scenario, beh, di nuovo in questo caso è molto semplice. L'addetto richiede di registrare la restituzione di materiale, il sistema richiede le informazioni sul materiale, l'addetto inserisce le informazioni, il sistema conferma e registra la restituzione. Più le ovvie estensioni. Quindi l'utente cancella oppure le informazioni non sono corrette o sono incomplete. Mi fermo qui perché gli altri casi d'uso sono assolutamente analoghi a questi. In effetti questi casi d'uso sono tutti molto simili. Questo tipo di attività in cui io creo un nuovo dato, ad esempio quando registro l'informazione relativa a un nuovo noleggio, o aggiorno i dati, nel caso in cui vado a registrare la restituzione, fanno parte di una serie tipica di operazioni che io faccio sui dati, che si chiamano CRUD, C-R-U-D, che sta per Create, Retrieve, Update and Delete. Quindi io creo un dato, lo recupero, lo aggiorno o lo cancello. Queste attività ovviamente sono di per sé banali, quindi se io voglio creare un'informazione, recuperarla, aggiornarla o cancellarla, è molto semplice. Il mio sistema, io chiedo di fare l'operazione, il sistema mi mostra i dati, non mi chiede i dati, io li inserisco o li modifico e il sistema conferma.
sono tutti uguali. Quindi nel caso più semplice un sistema informativo mi permette di fare tutta questa serie di operazioni tipo CRUD. Molti sistemi informativi permettono di andare a generare in maniera praticamente automatica le interfacce utente per effettuare queste informazioni. Il punto di partenza qual è per generare automaticamente queste informazioni? Il punto di partenza è questo. Io parto da un modello concettuale, un modello informativo. A partire da questo è possibile in maniera automatica generare un database che ospita queste informazioni e il pezzo di sistema informativo che mi permette di andare a creare, recuperare, aggiornare e cancellare queste informazioni. E quindi per questo tipo di operazioni estremamente banali e molto semplici, le interfacce utente possono essere generate in maniera automatica. O comunque, buona parte della generazione è automatica. Quindi capite l'importanza di avere un modello fatto bene. Se io ho un modello fatto bene, ho la possibilità di generare in maniera automatica una serie di passi meccanici buona parte del mio sistema informativo. Questo ovviamente vuol dire costi minori, perché non ci sono persone che lavorano a scrivere il codice, ma viene fatto in maniera automatica, e tempi ridotti, perché io non pago una persona per stare lì varie ore a scrivere il codice, ma genero, se non la versione definitiva, quantomeno un prototipo iniziale del sistema in tempi molto rapidi. Quindi la possibilità di generare in maniera automatica o semi-automatica un sistema informativo a partire dai modelli è un elemento fondamentale. E ovviamente per fare questo serve il punto di partenza, i modelli. Per cui è fondamentale essere in grado di passare dall'osservazione di quella che è la realtà aziendale, delle sue esigenze, alla scrittura dei modelli. Dei tre punti richiesti abbiamo visto il primo, quindi la modellazione delle tre varianti di processo. Il terzo, quindi la scrittura dei casi d'uso, ci resta la definizione dei KPI. Che, vista l'ora, rimanderei a lunedì. Buon weekend.